uno sportello amico, così si chiama questo progetto, ce n'è bisogno, assessore? Ce n'è bisogno di un luogo dove poterci si confrontare, dove poter vedere un'alleanza tra istituzioni e categorie al servizio del cittadino. Quindi è una iniziativa molto intelligente di Confcommercio, la dottoressa Marcheselli, che si è molto spesa per arrivare fin qui, e mette in evidenza la collaborazione sui punti specifici tra le istituzioni, in questo caso il Comune e Confcommercio. Ecco, dal vostro punto di osservazione, soprattutto delle politiche sociali, quali sono le emergenze più importanti? Ma è il lavoro, l'emergenza più emergente è il lavoro, la difficoltà di trovarlo ma anche di orientarsi, quindi siamo nel segmento anche delle persone più giovani che hanno il bisogno anche di comprendere il mercato facendo poi scelte autonome, ci mancherebbe, però avere un quadro del disagio che ancora non è tale ma che si potrebbe determinare è un elemento di grande sollievo. Chi si potrà rivolgere a questo sportello amico? Beh, il target è abbastanza ampio, noi lo rivolgiamo in prevalenza per i giovani, ragazzi, adolescenti che possono vivere momenti di crisi anche dovuti all'età evolutiva che attraversano, però è aperto anche alle famiglie, agli insegnanti, a tutti coloro che comunque hanno necessità di rivolgersi a degli esperti in un clima di riservatezza e di accoglienza. Ecco, spesso e volentieri, no, quando si va comunque a chiedere aiuto c'è sempre un po' questo velo di vergogna, come si può superare? Bisogna sfatare un po' il mito che dallo psicologo ci si va per dei grandissimi problemi. In realtà si possono affrontare delle difficoltà parlando con un esperto che mette a disposizione le proprie competenze. Noi garantiamo un clima di assoluta accoglienza e riservatezza, quindi sarà uno spazio anche in una zona neutra perché siamo nella casa di Confcommercio e quindi siamo fuori da qualsiasi istituzione scolastica, amministrativa oppure anche aziendale. Quindi Confcommercio offre questo spazio in un clima di accoglienza e di supporto per chi ne ha bisogno.